Pompei avrà una sua soprintendenza speciale sganciata da Napoli e un direttore manager per gestire al meglio gare, appalti, emergenze e sicurezza. Dopo i crolli e le tirate d'orecchio dell'UNESCO per i ritardi nell'utilizzo dei fondi europei, parte proprio da Pompei l'inversione di tendenza sulla cultura di Letta ebrei. Il Premier volutamente sottolinea che in questo modo si dà una risposta al mondo e ribadisce che la cultura è un'occasione per l'economia e l'occupazione. Il ministro, che a Pompei si è precipitato appena ricevuta la nomina, non nasconde la soddisfazione. Il testo del decreto non è ancora noto, ma Brai spiega che il progetto prevede un'unità speciale per il gioiello campano. Verrà creata una sovrintendenza speciale ad hoc per Pompei, Ercolano e Stabia, staccata da Napoli, che avrà una sua sovrintendenza archeologica condivisa con Caserta. E arriverà un direttore generale, una figura scelta con tutta probabilità al di fuori del ministero. Tra i rumors si fa il nome di Giampiero Marchesi. A supportare il nuovo DG una squadra di tecnici provenienti dall'amministrazione statale, al massimo 20 persone, con in più 5 esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Niente a che vedere con i commissari del passato e i superpoteri della protezione civile, ma il nuovo DG, che in parte ricorda il city manager dell'epoca Veltroni, sarà l'amministratore unico di questo nuovo organismo, Progetto Pompei.